Voce del Meridione, le notizie del giorno. Cutro, Crotone, KR14F9, la bimba senza nome. Fiorita, la bimba senza nome, la seppelliremo a Catanzaro e la chiameremo Angelita. La bimba senza nome, identificata con la fredda sigla KR14F9, è il simbolo più drammatico e commovente dell'immane tragedia di Steccato di Cutro che pesa come un macigno sulla coscienza di tutta l'Europa. Chi pensa che il fenomeno migratorio sia affrontabile solo con la forza o con i blocchi navali dovrebbe inchinarsi davanti al corpo esamine di questa bambina cui è stato negato il futuro, rubato i sogni della sua età e perfino la sua identità. Le parole di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, che continua: mi permetterò di chiedere alle autorità competenti, al sindaco, alla prefettura di Crotone e alla magistratura, il permesso di seppellire KR14F9 nel cimitero di Catanzaro. E tenteremo anche di darle un nome. La chiameremo Angelita, come la bambina che i soldati alleati nel 1944 trovarono sulla spiaggia di Anzio, sola e in lacrime e con quattro conchiglie in mano, come recitava una famosa canzone a lei dedicata. Angelita di Anzio, ricorda il sindaco di Catanzaro, è stata nell'immaginario collettivo il simbolo della libertà e della solidarietà umana anche in tempo di guerra, un tempo che purtroppo continuiamo a vivere anche oggi. KR14F9 è il simbolo di cosa possano produrre la disumanità, il cinismo, l'interesse economico, il falso patriottismo. In queste ore mi sento di dire solo questo, lasciando ad altri le valutazioni impolitichese e le ricette, più o meno convincenti, per fermare barconi e scafisti e dire basta a queste stragi del mare. Il senso di umanità viene prima di tutto e la nostra Catanzaro lo ha dimostrato in occasione dello sbarco di questa estate a Lido, soccorrendo centinaia di ragazzi in fuga dall'inferno delle loro terre. Siamo orgogliosi di questa Calabria bella e solidale, conclude Nicola Fiorita, che in queste ore ha mostrato, con lo straordinario lavoro dei soccorritori, dei volontari, dei sindaci e dei semplici cittadini, il suo volto più autentico. Campania News. Vallo della Lucania, Salerno, Banca 2021, il presidente Lucibello. La nuova fusione la deciderà l'assemblea, nulla di definitivo. Il presidente della Banca 2021 ha provato a dare risposte ai soci che remano contro ad una eventuale incorporazione da parte della Banca di Buccino e dei comuni cilentani. Pasquale Lucibello ha chiarito che la delibera del consiglio di amministrazione non rende definitivo il progetto. Perché si possa procedere in tal senso, ha detto, è necessario prima il via libera della BC e poi dell'assemblea di soci. A circa due mesi dal voto, nella Banca 2021, si fa sempre più incandescente la campagna elettorale per il rinnovo del CDA. Cilento, Salerno. Rotary Pro Ucraina, consegnata ambulanza alla città di Leopoli. Consegnata alla città di Leopoli l'ambulanza finanziata dal Rotary Club Sapri, Golfo di Policastro. E, il secondo grande supporto umanitario dall'inizio del conflitto. Non si arresta il sostegno del Rotary Club Sapri, Golfo di Policastro, alla popolazione ucraina. Ad un anno esatto dall'inizio della guerra, è stata consegnata alla città di Leopoli, tramite l'ONG, Molfar, un'ambulanza per supportare il trasporto dei feriti. L'ambulanza è stata acquistata ed attrezzata dalla volontà e dalla forza congiunta dei Rotary Club, Sapri Golfo di Policastro, Pestum Centenario, e Roccadaspide Valle del Calore. L'associazione Carmine Speranza, di Torre Orsaia, ha contribuito offrendo gratuitamente un defibrillatore. Sala Consilina, Salerno. Trovati tre ordigni della Seconda Guerra Mondiale. Tre ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati rinvenuti in una zona di Sala Consilina. A scoprirli è stato un militare del posto che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'area è stata segnalata per impedire l'accesso. Battipaglia, Salerno. Malore in campo, principio di infarto per calciatore di 23 anni. Momenti di paura domenica mattina allo stadio Pastena,
durante la partita tra l'Atletico Battipaglia e il Real Agropoli, quando l'attaccante ghanese dell'Atletico, classe 2000, ha chiesto il cambio a causa di un fastidio al petto. Alla fine del primo tempo, Huétane ha spiegato di continuare ad avvertire fastidio al petto e i medici de La Misericordia, presenti in campo, hanno subito preso in cura l'attaccante battipagliese, che risiede a Polla. Aveva avuto un principio di infarto e lo hanno immediatamente trasportato all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove è stato ricoverato in condizioni stabili. Rocca Gloriosa, Salerno. Furto al supermercato? Ladri portano via denaro, salumi e altri alimenti. Il supermercato La Rocchellese, situato all'ingresso del paese lungo la strada nazionale, secondo le prime informazioni, i ladri sarebbero entrati nell'attività commerciale durante la notte tra venerdì e sabato e avrebbero rubato tutto il contenuto della cassaforte, oltre a diversi prodotti dal banco salumi e altri tipi di provviste. Il colpo ha causato danni per diverse migliaia di euro al supermercato. I carabinieri della stazione di Torre Orsaia, guidati dal luogotenente Domenico Nucera e coordinati dal capitano della compagnia dei carabinieri di Sapri, Francesco Fedocci, hanno effettuato i dovuti rilievi del caso. Tuttavia, poiché non c'era un sistema di videosorveglianza attivo all'interno del supermercato, i militari si sono concentrati sul rilevamento delle impronte digitali, ma senza successo. Calabria News. Calabria. Tragedia migranti, Occhiuto proclama lutto regionale. Vicinanza per le vite umane spezzate, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpretando il dolore e la profonda commozione dell'intera regione, suscitati dagli esiti tragici del naufragio avvenuto nella giornata del 26 febbraio 2023, davanti alle coste calabresi, che ha causato la drammatica morte di numerosi migranti. Dato atto che l'amministrazione regionale intende manifestare, in modo solenne, il proprio cordoglio e la propria vicinanza per le vite umane spezzate, ha deciso di proclamare, in segno di cordoglio e solidarietà, il lutto su tutto il territorio regionale nella giornata del 28 febbraio 2023. Si dispone, pertanto, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici della Regione Calabria, e si invitano gli enti pubblici del territorio regionale ad associarsi alla manifestazione di cordoglio. Il decreto del presidente della giunta regionale verrà trasmesso ai prefetti, ai sindaci dei comuni, ai presidenti delle province e al sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. Scalea, Cosenza. Amedeo Marino, giovane chef, muore in un incidente stradale. Incidente stradale all'alba sulla statale 18. Un giovane di 24 anni, Amedeo Marino, è morto nei pressi di Scalea ribaltandosi con la sua automobile dopo lo scontro con un'altra vettura. La vittima, titolare di un ristorante a Cirella di Diamante, era originaria di Papasidero. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Basilicata News. Potenza, prestigioso riconoscimento per la chirurgia senologica. La dottoressa Pina Anna Maria Di Santo, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia senologica dell'ospedale San Carlo di Potenza, è stata riconfermata referente ANISC per la regione Basilicata anche per il biennio 2023-2024. Il prestigioso riconoscimento è stato riconfermato durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, in considerazione dell'andamento in crescita delle prestazioni, che evidenzia un'ottima performance per la chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo. Maratea, Potenza. Partiti i lavori sulla SS18. Al via da ieri, 27 febbraio, i lavori sulla SS18 a Castrocucco di Maratea, dopo la frana dello scorso novembre. In 30 giorni saranno installate le barriere di protezione con il disgancio e la rimozione dei massi suscettibili a crollo. Contestualmente verrà sviluppato il progetto per il ripristino della viabilità con la realizzazione di 3 gallerie artificiali con funzione protettiva.
Lo scorso giovedì sera il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta di stato di emergenza presentata dalla Regione, stanziando nell'immediato poco più di 1 milione di euro, che si aggiungono ai 4 milioni già disponibili, per una stima complessiva della spesa che si aggira tra 15 e 20 milioni di euro. Si punta ad aprire l'arteria in vista dell'estate. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Migranti. L'Europa, mare vostrum.